Poi dobbiamo considerare anche il dente. Che dente? Perché il piano non viene dritto così, ma qui fa il dente, no? Buongiorno dal cantiere. E a proposito di cantieri, oggi ho portato la radio perché altrimenti non è un vero cantiere. Questa radio mi ha accompagnato per tutta la ristrutturazione della mia casa e quindi fa effetto cantiere, perché qui sarà lunga come una vera ristrutturazione. Va bene, vediamo un po' il lavoro di ieri. Ha tirato, perfetto, si è asciugato. Beh, sono soddisfatto di come è venuto. Ma mi tocca fare la stessa cosa all'esterno. Quindi mi sono trasferito all'esterno e vi faccio vedere. Il lavoro da fare è questo, pulire queste sbordature e poi ripassare i bordi di tutto il perimetro. Quindi sono un'altra volta altri 44 metri, quasi. Questo è il lavoro palla. Però mettiamoci giù e incominciamo da qualche parte. Occorrono due semplici strumenti, un taglierino e un raschietto in plastica. Il lavoro da fare è questo. Prendere il filo, passare il taglierino e solo dopo tirare, non tirare prima di aver tagliato il mastice in esubero. Non va sfilato da dentro, va tolto questo in esubero. E con l'aiuto del raschietto si toglie. Eccolo qua. È un lavoro di immane pazienza. Fortunatamente devo fare solo i due fianchi, perché il tetto e la parete frontale e posteriore sono quelle dove i profili hanno già incollati sotto vuoto e quindi non c'è l'esubero di colla. Va fatto solo questi due riquadri. Piano piano finiranno. Dopo due ore sono arrivato in fondo a questa parete. Ho girato l'angolo e ecco che svengo. Guardate in che condizioni è questa. Quanta colla sbordata. Questa perché era la prima parete. Forse ce n'è stata messa un po' troppa. Abbiamo fatto un paio di prove. E anche naturalmente la più scomoda. Questo che era una rottura di coglioni l'avevo già capito, ma così tanto no, eh. Ma guardate chi è arrivato, Precisetti. Quindi io ho smesso di fare il lavoro esternamente perché ci dedichiamo al disegno degli ingombri. Metro, nastro e pianta. Sei pronta, architetto? Certo. Allora, comincia a disegnare il letto. Va bene. Allora, 190. Da dove? Da qui. Guardate, da. Segniamo l'ingombro del letto. Poi, sempre da sopra. E l'ingombro del letto. Ti faccio più segni. Ora tu li vedi, mette il nastro lungo questa linea, ok? All'esterno vai dritta, ok?
facendo le prove. Come ti trovi? È un po' duro. È un po' duro il materasso? Sì. Le dimensioni di questo letto quante sono? 190x160. Allora come fai di che non c'entravi? Secondo me mi sembrava piccolo. Vabbè, ora marcio. Allora, verifichiamo il terra. 285. Benissimo. Ma... è 285? Sì. Che lo potremmo anche disegnare.
perché così leviamo l'ingombro del piano, no? No. Perché non sarà mica tutto 60. Il mobiletto verrà più stretto. Sì. Il mobiletto viene 45, quindi tu del piano c'hai da qui in poi tutto. Da qui e un dente lì, sì, e vabbè. Poi faremo quel cassetto a scorrere per aumentare. Sì. Interno o esterno? Esterno. Allora, abbiamo finito di segnare tutta la cartina? Sì. Guardate i segni per terra che ci sono. Ma dacci una spiegazione veloce, su. Beh, da qui si entra, e qua c'ho la mia cucina. Piano cottura, lavello, poi questo è il corridoio che porta nelle camere. Sì. C'abbiamo il frigo qui. Sì. Poi di qua, WC, lavandino, doccia. Sì. E poi il corridoietto per salire sul letto. Questo è il letto. Ah, quella cosa lì sull'angolo che è? Questo è l'armadio. Ah. Intorno ci saranno tutti i pensili. Bene. Allora esci da questa camera, non inciampare. Attenzione. Poi qua ci sarà un mobiletto sul piano cottura che serve per i bimbi. E questa è la nostra dinette. Il tavolo e due divanetti. Divanetti. E quella, lo spazio lì dietro? Qua ci sarà un monitor grande che viene su e ci servirà per lavorare. O per cazzeggiare, anche vedere qualche video. Okay. Bene, quindi per oggi è tutto dalla sala progetti. Sta venendo bellissimo. Sì, sì, all'incirca abbiamo aggiustato il tiro, sì, dai. Sì, qualche variazione, qualcosa faremo ancora. Bene, quindi dalla sala progetti è tutto. Oggi è sabato, domani riposo. Sì. Ci aggiorniamo lunedì. Ciao. Buongiorno dal cantiere. Oggi riprendo con il mio fichissimo lavoretto del raschiamento della colla. In eccesso dai pannelli, quindi voglio fare tutto quel pezzetto lì ancora, salire su, sopra non c'è niente e l'altro lato, diciamo che sono all'incirca a mezzo lavoro. Lavoro che non mi piace, come avrete capito, perché è lunga, è noioso e poi quando sei in fondo, cioè non vedi niente di creativo. È passato un sacco di ore, ma sembra rimasto, diciamo, come prima. Un po' perché ho anche la smania di cominciare a fare il dentro, eh? Tagliare, fare i buchi per le finestre, prepararsi per la verniciatura. Però prima di tutto tocca fare questo, quindi mi tocca per forza finirlo. Non è che ci ho scelto. Vabbè, mettiamoci giù e incominciamo. Quindi per prima cosa mi sono spogliato, poi lo tolgo da lì dentro perché per lavorare sul fianco di là altrimenti neanche una scala c'entra. Ma prima di muoverlo ho segnato tutti i riferimenti per rimetterlo come era prima, quindi larghezza dal muro e centro, che siamo precisi, 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 eh? Inoltre nella parte posteriore ho messo un cuneo in modo che non vengo indietro più del necessario, perché eccolo, lo spazio è questo.
prima cosa alzo la cabina perché almeno riesco a entrare a lavorare lì dentro, altrimenti mi stiro ma i miei braccini sono corti. Sarà a casa anche che costruisco un bastone idoneo per alzare la cabina. Provo avanti con la pinza tubolare. Posizioni scomode per fare questo lavoro, ma è l'unico modo per arrivarci. Guardate quello che sono costretto a fare. Finalmente ho finito, ragazzi. Per voi sono pochi minuti di video, ma per me è stata una giornata lavorativa piena, su e giù, avanti e indietro. Però ho ripulito tutti i bordi dalla colla. E quindi adesso può essere scartavetrato. Prepariamo per la verniciatura. Quindi si incomincia nella parte e va fatto tutto con una grana fine e poi non lo so quando verniceremo, dobbiamo vedere il meteo, la disponibilità del carrozziere e la tempistica nostra, perché non ci vuole farlo, non sembra, ma i metri sono tanti, anche se sono lineari, però ci vuole tempo. Via, lo rimetto a posto, tiro giù la cabina e tento di rinfilarlo lì dentro senza travolgere la scala e non picchiare il mezzo. Devo riprendere i miei segni di riferimento. Ce la posso fare, ho fatto manovre peggiori. Allora,
Buongiorno dalla cella. Oggi è un tempaccio fuori, quindi si lavora dentro, anche perché comunque devo finire quello che ho iniziato, ovvero il fissaggio della cellula al controtelaio. Per adesso avevo fatto solo, come vedete, i fori perimetrali. Devo fare i 4 sugli angoli e i 4 centrali in questa zona qui. Quindi mettiamoci al lavoro. Allora, messa la squadra per andare dritti, da centroforo a centroforo dobbiamo stare a 60 cm. Eccoli qua. Quindi possiamo forare. Guida, cambiamo la punta e facciamo il foro necessario per le vigli da 10. Adesso proviamo se va tutto bene. Direi di sì. Quindi ora si allarga il buco con la tazza per far entrare il piastrino e portare il bullone sotto il livello del pavimento. In questa zona qui andranno i serbatoi. Prima di mettere i bulloni aspiro tutto, quindi passiamo al prossimo. Ora che ho terminato i 4 fori centrali interni, do un'aspirata, infilo il bullone. Infilo e tacco. Ecco qua. Poi vi porto di sotto, vi faccio vedere dove va a finire questo bullone lungo. Ho finito di fare i fori e piazzare i bulloni di tutta la cella, quindi vi faccio vedere come sono venuti. Facciamo un riepilogo. Sono 4 sugli angoli, 6 sul laterale e 4 centrali. Tutti questi bulloni, i fori corrispondono alle traverse di rinforzo presenti nel doppio pavimento in alluminio che sono affogate dentro al rivestimento. E nella parte sottostante sono nelle traverse che ci avete visto saldare sul controtelaio, mentre quelle negli angoli sono dove c'erano i twist lock del porta container. Ora scendiamo e vi faccio vedere la parte inferiore. Nella parte inferiore, ecco, vedete, li ho già fissati su questa barra. Devo mettere i bulloni su quelli centrali con i piastrini e su questi dentro al buco del portacontainer. Qui ci vanno dei piastrini particolari, maggioratissimi, guardate quanto sono grandi, per darvi un'idea delle dimensioni, sono da ben 7 cm. Ora metto solo i bulloni per appuntarli, perché per stringerci mi ci vuole un aiutante, che non ce l'ho in questo momento. Stefano è indaffarato, Precisetti mi ha abbandonato.
L'altro Stefano sta finendo di rimontare la sua moto e non va disturbato. E domani la prima anima buona che passa da queste parti, e lo metto qui sotto a tenere la chiave, io da sopra stringo. Visto che piove e ci annoiavamo, con Stefano abbiamo deciso di fare l'ultimo test colore. Com'è questo? Bello? Così domani quando torna l'architetto per gli stessi ce l'ha tutti a disposizione. Poi quando è asciutto domani vi spiego la variante del colore. E quindi dopo aver terminato il pannello di prova colore, la giornata è terminata, anche perché dovrei incominciare dei lavori che non faccio tempo a fare per via che va giù il sole tra un pochino. Quindi incomincio direttamente domattina, vado a casa prima e mi porto un vantaggio con il montaggio di video. A domani.